Oggi siamo in un contesto eccezionale in cui abbiamo la possibilità di ripensare le medicine del territorio, ma dobbiamo farlo dialogando col territorio, altrimenti diventa una riforma calata dall'alto. Sul territorio ci sono i sindaci, ci sono i comuni, ci sono le associazioni di volontariato, ci sono i tanti soggetti che si prendono cura delle persone. Pertanto una riforma che vuole essere sanitaria, vuole essere anche socio-sanitaria, e quindi ha una componente sociale importantissima, deve dialogare con il territorio, perché sul territorio non solo ci sono i bisogni, ma anche le risposte alle necessità delle persone. Quindi, progettando la vera innovazione di questa riforma, cioè le case di comunità, dobbiamo immaginare cosa metterci dentro, quindi non solo i muri, le professionalità mediche, ma queste già ci sono delle linee guida che prevedono abbastanza bene quali sono i profili professionali che lì dentro devono starci, secondo la componente sociale, cioè tutta l'assistenza al malato, al paziente, alla sua famiglia, all'intorno, che comporta anche dei servizi specifici di mobilità, di assistenza familiare, che se non vengono coordinati non verranno progettati. La sfida quindi vera è di una coprogettazione, una progettazione integrata dei servizi con i soggetti, tutti i soggetti da mettere attorno al tavolo. L'ultima battuta, che è la vera prova del 9, a mio avviso, del funzionamento o del successo di questa riforma, è il piano occupazionale. Dobbiamo assumere medici, infermieri, operatori, sanitari. All'ECCO com'è la situazione in questo senso? Noi abbiamo fatto un'interlocuzione, devo dire, abbastanza positiva per l'ubicazione delle case di comunità. Tutta la provincia di Lecco conta 300.000 abitanti, quindi molto piccola, il comune di Lecco non arriva ai 50.000. Tuttavia manca un pezzo, manca il contenuto. Quindi al di là della dislocazione fisica sul territorio, dobbiamo ancora scegliere come caratterizzare meglio, in base ai bisogni specifici, ciascun territorio, ciascuna casa di comunità che andrà a crearsi. E per essere di comunità necessita di una presenza della componente sociale. Questa è la vera sfida, a mio avviso.